Professoressa Polarizzi, professor Sabatucci e professor Amato, per aver trovato il tempo oggi in un'agenda così fitta come quella che loro hanno. Se per il microfono, dici che sia necessario. Per aver trovato il tempo, dicevo, di presentare, di discutere il libro del professor Mellis, che come tutti sanno è un più illustre forse storico dell'amministrazione italiana e che ha scritto questa sua ultima fatica sul fascismo, sullo stato fascista, ma nel quale il posto dell'amministrazione è un posto importante. E quindi siamo molto contenti qui alla SNA di iniziare con questo libro quello che potremmo definire un po' una prassi qui alla scuola, cioè quello di discutere almeno un libro a settimana che possa fare in modo che questo divenga un luogo anche di riflessione culturale, di sviluppo della cultura amministrativa. Speriamo anche forse di fare più di un libro al mese, insomma, come discussione. Questo io non voglio sottrarre tempo alle presentazioni. Il libro di guida, un libro mi dice che ci presenta un inventario, così lo chiamo, un po' forse riduttivo dei problemi dello Stato fascista, che in realtà è un affresco e anche una miniera di informazioni, di aneddoti, di episodi che magari possono apparire marginali, ma che appunto assumono significato come particolari di un affresco, e che indica anche in qualche modo una conclusione, una riflessione generale su quel periodo storico che appunto è sintetizzato nel titolo del libro, La macchina imperfetta, cioè quella di uno Stato, dice Guido, alla fine uno Stato mediatore molto più di quanto non si possa pensare. Quindi ringrazio lui per aver scelto questa sede per presentare il volume, ringrazio di nuovo di cuore i relatori per la cortesia, per la disponibilità che hanno mostrato, naturalmente determinata dall'interesse suscitato in loro dal libro, e non aggiungo altro. Allora, secondo appunto la locandina, darei la parola al professor Amato. Penso proprio che c'è tutta la legalità dell'amministrazione, do la parola al professor Amato, secondo la locandina c'è una regola che io sto applicando. Questa è una macchina perfetta. Navigherei nel vuoto, e quella tende alla perfezione, concretamente quella di Guido. No, naturalmente quando leggete un libro di Guido, io ho grande stima dell'autore di questo libro, lui lo sa, perché scrive e ci insegna esattamente come si deve fare, cioè in fondo noi ci possiamo dividere in tanti modi, tra i biondi e i bruni, tra i destra e i sinistra, tra gli apocalittici e non, ma gli studiosi si dividono tra coloro che studiano i dettagli senza avere la più pallida idea del quadro in cui si ricompongono e coloro che non perdono tempo con i dettagli e dipingono il quadro a volte abbastanza a casaccio, in realtà, perché se ne ignori i dettagli ci metti come lo senti ma non ci metti com'è. Allora, in realtà, per farla semplice, il lavoro scientifico come Dio comanda è un lavoro che si cura di tutti i dettagli del tema scelto e che ne ricava il quadro. Magari ha un'ipotesi sul quadro e cerca di verificare se è confermato o no. Guido Mellis ha sempre lavorato così, in effetti, e vi ha sempre insegnato com'è, com'era, magari anche come avrebbe potuto essere,
ma ve lo insegna facendovi passare, essendo il suo il lavoro di storico, tra i singoli fatti, i singoli documenti che attestano questo o quel fatto, le memorie di Tizio e di Caio, le vicende di Sempronio e di Mello. Naturalmente questo rende la lettura più faticosa di quanto non accada con coloro che il grande quadro e basta, però alla fine voi avete netto il senso di aver imparato com'era. E qui il libro è un libro anche sulle pagine cospicuo, perché esamina la macchina del fascismo e dello Stato fascista, e quindi come si è venuta formando, come si è evoluta, in quali rami questo è accaduto, e il titolo vi dà la sintesi che ne ricava: la macchina imperfetta, che vuol dire che lo Stato fascista è stato fascista sino ad un certo punto, ha interagito con tendenze, radicamenti che non erano fascisti, e si è arrivata ad una qualche composizione. Questa è la sintesi estrema, però la sintesi è troppo estrema, in realtà è quella del titolo, anche se poi lo conferma nelle conclusioni finali. Io vorrei utilizzarlo per una prima domanda, che è appunto quella a cui il libro intende rispondere: quanto è stato fascista lo Stato fascista? E la seconda domanda, che è implicitamente presente nel libro, perché trova risposte, anche se non è necessariamente formulata: questo Stato imperfettamente fascista quanto ci ha lasciato di sé? Perché noi ci stupiremmo che ci avesse lasciato interamente se stesso, ove fosse stato perfetto, ma essendo imperfetto, impuro, contaminato da altri, o in certi, per certi aspetti solo contaminante ciò che ha provato, ma non tale da trasformarlo interamente, questa domanda, che ha avuto molte opere che hanno tentato di rispondere, qui dentro trova delle risposte. Intanto, punto primo è assolutamente elementare: nell'essere imperfetto in quanto fascista non ha nulla di anomalo rispetto alla storia, la quale non ha mai consentito a nessuno, almeno nella nostra storia, di essere perfettamente rispondente alla dottrina o alla ideologia che lo ha ispirato. Esiste una dottrina fascista, come esisteva, ecco il precedente più semplice, una dottrina assolutista, ma sono decenni che abbiamo imparato dagli storici che quella dello Stato assoluto era una dottrina che la storia dello Stato ha inverato solo parzialmente, perché nessuno Stato assolutista è riuscito a vivere a prescindere dal consenso, a volte esplicitamente costruito per gruppi, per categorie, di coloro nei confronti dei quali rivolgeva la sua attività. Quindi non c'è nulla in questo di anomalo. Come si manifesta questa imperfezione? Questa è la cosa che interessa di più leggendo questo libro, che ve ne dà diversi esempi. Quello che chiaramente a lui interessa di più, perché lo ha intrigato, è quello della entificazione della società, cioè della trasformazione di una serie svariatissima di esperienze culturali, economiche,
cooperative, sportive e quant'altro in enti pubblici. Quando noi leggiamo della entificazione che accade in quel periodo, tendiamo a vederla come uno Stato che dall'alto crea le proprie gabbie organizzative che si impadroniscono di spazi organizzativi della società civile e ne fanno delle derivate di sé. E quindi è questo il totalitarismo. E guardando poi a quanti sono qui, guardate, questo lo dovete fare, questo esercizio di andare all'appendice con pagine e pagine di enti, Fiere Agricoltura, Bergamotto, Risi, Istituto Immobiliare, Ente Nazionale Tabacco, Ente Zolfi Italiani, Istituto Cotoniero, Colonizzazione di Romagna ed Etiopia, le casse mutue, gli studi sperimentali per l'industria, la cassa sottufficiale della Marina, naturalmente lo rimette per categorie, io rileggo volutamente alla rinfusa, insomma è roba da matti, insomma, questa è una macchina totale. In realtà non è così, non è la macchina totalitaria. Buona parte di questi organismi preesistono, vengono entificati, e la entificazione non comporta soltanto che è lo Stato che entra nell'associazionismo, ma sono gli interessi associati che entrano nello Stato. Cioè l'interazione è univoca, non è unidirezionale in effetti, e quindi si realizza uno dei fenomeni più tipici delle società contemporanee, che è quello dell'accrocchio degli interessi di settore organizzati attorno ai nodi istituzionali dove si provvede a stabilirne la relazione, la sovvenzione, la tassazione e quant'altro. Quindi, naturalmente, non è la conquista dello Stato da parte degli interessi organizzati, perché lo Stato fascista ci mette del suo, ci infila persone, ci realizza un controllo anche politico dei comportamenti, di coloro che fanno parte di questo sistema, ma in sostanza, ecco, la penetrazione avviene da entrambe le parti. Lo Stato partito penetra e gli interessi si autoproteggono stando dentro lo Stato in quanto identificati. Qui poi ci sono dei fenomeni, ecco, qui troviamo poi una cosa che rimarrà: i comandati. L'ente diventa, naturalmente essendo pubblico, diventa un naturale destinatario del comando, insomma, mentre l'associazione privata qualche problema lo crea. Superabile, superabile, ma lo crea. Ecco, ecco che allora c'è lo scivolamento dei comandi di qua e di là, che soddisfano le esigenze del comandato, ma soddisfano anche quelle dello Stato fascista, perché il comandato poi, una volta che lì, qualcosa me la viene a raccontare, in effetti. Questo è il caso forse più importante che il libro segnala. Ce ne sono anche altri, non voglio farla troppo lunga. Passo a vedere, ecco, quello che ci ha lasciato. E guardate,
ci ha lasciato il partito organizzato di massa, ce l'ha lasciato con tutte le sue caratteristiche per tante ragioni, perché è stato il primo per noi che davvero ha organizzato un elettorato ormai diventato molto ampio, perché quando nascono i partiti ceti deboli, che poi sono il Partito Socialista e il Partito Popolare, hanno ovviamente una ramificazione nel territorio, mancherebbe, stanno solo sul territorio, non stanno nello Stato. Ma quando arriva dopo la proporzionale, quel ruolo ribergeriano del partito che sta tra la società e lo Stato, che è quel giano di fronte che concorre a formulare le domande e ha la responsabilità di trovare le risposte che saranno poi codificate dalle istituzioni politiche, questo giano di fronte nasce in Italia attraverso il Partito Nazionale Fascista, con caratteristiche che sono quelle che ci ritroveremo. Una notazione giusta che è, trovate nel libro, i funzionari politici, che è un'importantissima figura della Repubblica dei Partiti finché essa è riuscita a sopravvivere, cioè persone che fanno politica sul territorio in nome del partito e che vivono esclusivamente di questo perché hanno uno stipendio dal partito. La cosa che apprendete, che è una assoluta soddisfazione per chi ha sangue meridionale come io, pensando a tutte le cattiverie che vengono dette nei confronti del sud come terra di questi parassiti, eccetera, 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 è che in genere, e qui è molto analitica la raccolta dei dati, costoro sono figli dei piccoli centri della provincia del nord, per sintetizzare, ma sono tendenzialmente settentrionali. Quindi l'accusa che viene fatta al Terrone che, non sapendo cosa fare, non avendo un vero mestiere, finisce per fare politica, questo, ecco, ammesso che sia vero, vale anche per i non Terroni, anzi in particolare storicamente questo è ciò che è accaduto. E qui c'è questo fenomeno che è interessante anche in termini culturali, lo nota Guido. Noi siamo abituati a pensare ai nostri stati come stati nei quali è il centro che conquista la periferia, ma questa è la storia della Francia, non è la storia nostra. Mentre può anche accadere che sia la periferia, la provincia che conquista il centro, e questa è la storia d'Italia, questo è un tratto che riguarda la storia d'Italia. C'è il partito di massa, c'è questo legame tra società e Stato, c'è, ecco, per me costituzionalista questo è di particolare importanza, la nascita dell'indirizzo politico come funzione pubblica che in realtà precede le istituzioni, che viene dai partiti legittimati e che si tradurrà poi in atti con effetti giuridici ad opera delle istituzioni. E qui c'è addirittura la discussione: è il Gran Consiglio o è il duce del fascismo il titolare di questa funzione? I giuristi, ma questo, insomma, qui lo lasciamo. Questa è una importante eredità che ci è rimasta, dove fortunatamente non l'abbiamo ereditato, è nella parte in cui in realtà è lo Stato che si piega alle ragioni del partito, ma rimanendo tendenzialmente Stato, ed è la parte dello Stato di polizia.
in questa parte è un prefetto che organizza la polizia politica, che non vuole i raccomandati dal partito, che immette professionisti dei quali si fida e che affida il compito nel quale più si estrinseca l'indole totalitaria e autoritaria dello Stato a strutture che sono dello Stato. Questo, nota giustamente l'autore, differenzia il nostro sistema di polizia fascista da quello che accade in Germania, dove la Gestapo, almeno dopo un po', viene passata come parte sotto il controllo delle SS e non delle istituzioni dirette dello Stato. Lo schedario politico, è curioso pensare oggi allo schedario politico mentre che viene esibito, io ero ministro dell'interno, era ancora riservato, mi divertì tantissimo a leggere le schede su Edoardo De Filippo, per esempio, che era schedato come tantissimi altri, e ora davanti a Facebook e Cambridge Analytica, insomma, uno di questi poveretti che facevano, non solo scrivevano a mano, mentre ora non si scrive più a mano, ma insomma appare così rudimentale questa costruzione dei profili degli italiani pericolosi rispetto a quello che uno Stato totalitario oggi potrebbe fare per via informatica, avvalendosi di tutte le notizie che i cultori di Facebook danno a Facebook, a chiunque altro, pretendendo poi anche che la loro privacy sia tutelata. Questo è un altro tema, ma io tolgo qualcosa che nel mio semplicismo non riesco a capire. No, quello che in realtà interessa qui notare è intanto appunto la differenza, proprio la differenza che c'è tra la sorveglianza di polizia, pure non marginale, dello Stato liberale, che aveva già le schedature, che aveva già i fondi riservati per occuparsi di queste cose e quant'altro, e lo Stato totalitario, proprio è un salto di qualità, insomma. I fondi riservati passano da 3 a 50 milioni, questo è un dato che mi sono annotato perché francamente questo colpisce molto. Il partito appunto in questo caso subisce la prevalenza dello Stato ed è forse l'unico settore in cui questo accade. Quindi vedete, lo Stato fascista forse è perfetto solo in questa sua parte di polizia, e di questa sua parte di polizia noi abbiamo ereditato solo come reliquia storica le schede, anche se secondo me negli anni 50 hanno continuato tranquillamente ad utilizzarle, perché una serie di schedati continuavano ad essere ritenuti sovversivi dopo come erano stati ritenuti sovversivi prima, ma questa è la parte. Il resto è chiaro che l'abbiamo ereditato. Abbiamo ereditato il partito di massa, non più unico, ma tanti. Abbiamo ereditato quella interazione tra Stato e interessi economico, professionali, corporativi, e numerosi anni dopo, esattamente nel 2017, si arriverà a fare un decreto delegato numero 175 volto a ridurre le società pubbliche. Non entro nel merito di quel decreto, che non è tra i prodotti più eccelsi del nostro legislatore, ma in ogni caso
Ecco, è la prima volta che dopo tanti anni si dice, beh, queste sono cose che forse sarebbe il caso di ridurre, ma noi fino ad ora abbiamo semplicemente trasformato in associazioni, fondazioni e società quelli che allora erano enti. Direi che il rapporto tra lo Stato e i medesimi non è molto cambiato e sarebbe molto interessante che li si esaminasse partitamente per vedere se il cambio della natura giuridica ha cambiato significativamente il rapporto, perché se così non è, allora il fascismo aveva fatto uno sforzo di non grande rilievo, se non ideologico, quando aveva trasformato tutti questi in enti. Il libro si conclude con una bella conclusione che naturalmente dovete leggere prima che arrivino le appendici che vanno lette, e c'è la definizione a cui secondo lui dovremmo arrivare per dare un connotato non solo, diciamo, negativo nel senso di ciò che non è stato imperfetto, ti dice ciò che non è perfetto, ma allora questo Stato fascista imperfetto che cos'è? È uno Stato mediatore. Questa è la definizione alla quale lui arriva, e che dice che è ciò che in realtà era stato Mussolini stesso. E qui si apre un altro bellissimo capitolo di storia, quello su Mussolini. Era convinto di essere un grande decisore, ma alla fin fine che cosa era stato se non un mediatore? È probabilmente così storicamente, ed è molto bello cinematograficamente che Guido Meis vi dica questo, che è ciò che in fondo abbiamo sempre pensato di Mussolini. Io col pantografo vi faccio vedere che si proietta sull'intierezza della sua creatura, ed è probabilmente così, il che ci porta all'ultima constatazione: ma se ha fatto il mediatore, che differenza c'è tra loro e quelli che hanno governato dopo di loro? In che cosa troviamo una significativa differenza? Io mi sono preso improperi a non finire il giorno che in Parlamento dissi, era l'aprile del 1993, oggi, dopo questo referendum, viene meno quel regime di partiti che si era instaurato negli anni 20 e 30 con un partito unico rispetto al quale quelli che sono arrivati sono soltanto una pluralizzazione di ciò che esso era stato, non una loro trasformazione. Ecco, mi ritrovo alle prese con questa tematica qui, ma questo riguarda altri libri e